Benvenuti alla seconda giornata di incontri nell'auditorium del Festival Toccati. Cominciamo questa giornata con due ospiti d'onore, direi. Andrea Materassi, del direttivo di AGA, e Francesca Berti, dell'Università di Tübingen. Giochi tradizionali d'Italia, viaggio nel paese che gioca, sarà un intervento che ci introdurrà all'interno del sapere prezioso conservato dalle comunità ludiche, grandi e piccole, che ancora oggi giocano in tutta Italia. Lascio quindi la parola a Andrea Materassi e Francesca Berti. Grazie Anna Maria. Grazie Andrea per grazie l'invito Francesca. A presentarti e a presentare questo bellissimo libro creato, pensato, edito dall'Associazione Giochi Antichi. Parlare del libro Giochi tradizionali d'Italia, viaggio nel paese che gioca, è parlare dell'Associazione Giochi Antichi e un po' anche introdurre questa meravigliosa associazione che da 14 anni rende per un fine settimana Verona al meglio della sua bellezza con il Festival del Toccati. La prima cosa che salta all'occhio quando si prende in mano il libro Giochi tradizionali d'Italia, Andrea, è che questo è un racconto corale, non ci sono i nomi degli autori. E questa è stata la prima cosa che io ho pensato, è una sorta di collettivo ludico questo che ha realizzato questo libro. Raccontami com'è stato questo vooming ludico. Allora, l'Associazione dei Giochi Antichi nasce nel 2002 e fra le altre da persone che non si conoscevano profondamente, siamo uniti dalla stessa idea di salvaguardare il gioco tradizionale, ma nello stesso tempo di occupare gli spazi in cui si giocava una volta. Insomma, noi da piccoli giocavamo in qualsiasi piazza dei nostri quartieri, non c'erano così tante macchine, e un po' lo scopo è quello di sollecitare le istituzioni che collaborino con noi a rendere questi spazi ancora giocabili. Insomma, anche in questi giorni la città vive, mi sembra, in una maniera serena, è ancora della gente, dei propri abitanti, insomma, senza le macchine, e credo che sia un risultato notevole. Insomma, a me interessa moltissimo, e a noi, l'atmosfera, ecco, che si sente nella città. E naturalmente l'associazione non produce solo il Toccati, produce anche un campionato di Scianco, che è la comunità ludica fondamentale, e con tutti i volontari che partecipano al Toccati, che sono giocatori di Scianco, il Toccati non si potrebbe fare senza i quasi 500 volontari che ci aiutano. Per cui noi del direttivo siamo 7, ma senza le persone che ci aiutano è assolutamente impossibile realizzare una cosa del genere. Il libro nasce perché appunto abbiamo messo su la comunità di Lo Scianco, poi abbiamo cominciato a giocare con squadre di altre città, ma nello stesso tempo abbiamo scoperto che c'erano anche altri moltissimi giochi in altre realtà, e abbiamo cominciato a indagare in giro per l'Italia, e mano a mano che siamo andati avanti sono sempre stati di più, cioè ce n'è un'infinità. Il libro è solo una piccola parte di quello che sappiamo, che abbiamo potuto pubblicare, perché l'indagine è stata fatta con interviste abbastanza approfonditamente, insomma. Però il libro proseguirà ancora, insomma, con altri atlanti, è solo una prima parte, insomma. Il libro serve anche per legare queste comunità, che spesso sono molto piccole, non hanno magari neanche un sito web, non... in questo senso noi speriamo che si sentano tutte accomunate per avere un po' più di forza. Avete trovato, avete scovato delle comunità proprio che giocano solo, spesso, in quel determinato territorio, in quel determinato momento dell'anno, molto spesso legato ad una ricorrenza religiosa. Come avete fatto a scovare queste comunità? Proprio è nato da il primo Toccati vero, diciamo, del 2002, che si è cominciato a invitare nelle piazze, era molto più piccolo di adesso,
altre comunità ci hanno rimandato ad altre comunità ancora. Siamo andati appunto a visitarle e si è scoperto ciò che facevano. Appunto, certe sono legate a riti religiosi, altre sono legate a riti di cibo. La varietà è veramente infinita, per cui non è molto difficile fare una classificazione precisa, insomma, di cosa sono, di come. Però ci sono delle caratteristiche che deve avere una comunità per essere una comunità di gioco tradizionale, così come definita dall'Associazione Giochi Antichi anche nel manifesto. Ci racconti un po' questa storia della comunità. La comunità deve praticare, cioè è un gruppo che pratica continuamente questo gioco, non è come un ludobus che fa un'animazione una volta e basta. Questa cosa prosegue lunga nel tempo, ci sono comunità che durano anche da centinaia d'anni che hanno continuato a praticare nel loro territorio. Naturalmente il gioco è assolutamente legato anche al territorio, certi giocano con appunto gli alimenti che sono parte di scambio, che derivano probabilmente dall'epoca della guerra in cui c'era più fame e allora si vinceva un qualcosa da mangiare appunto insieme a riti religiosi. Abbiamo altre rappresentanze dei trampoli in cui si dovevano superare barriere o mezzi fiumi fatti dai pastori, che poi è diventata una comunità dei trampoli praticamente, perché sapevano che venivano usati quegli strumenti. La varietà è veramente infinita, insomma, le comunità sono. Per ora io non ho ancora classificato in maniera precisa il tutto, perché la varietà è veramente molto grande. Sì, è molto difficile classificare per chi ha l'occasione o la voglia di sfogliare questo libro che trovate alla Bottega del Gioco in Piazza Dante. I giochi sono veramente tanti e variegati, si va dai giochi di movimento, giochi di abilità, giochi di fortuna, giochi assolutamente curiosi, come adesso ho aperto proprio la pagina a caso, la ciuccetta di Montefalco in Umbria. Questo è un gioco che si gioca con le uova e bisogna battere il proprio uovo sull'uovo dell'altro e cercare di non farlo rompere. Ma anche qui è molto interessante, perché per questo gioco venivano addirittura, tentavano di alimentare le galline con maggior calcio per avere delle uova più solide rispetto alle altre. Dietro c'è sempre tutto, sono esposte anche qui nella mostra all'interno dell'auditorium. Ci sono appunto tantissime particolarità che la gente si identifica, vuole restare insieme, gareggiare, naturalmente vuole vincere, anche un po' barando, insomma, tentando di trovare vie per arrivare. E anche qui probabilmente lo scopo erano alimenti, e nei momenti difficili della vita potevano vincere un po' di uova che potevano essere fondamentali, insomma, per una qualche famiglia per andare avanti. Sì, qualche uova da portare a casa. Trovate una mostra dedicata alle comunità presenti nel libro, qui dall'altra parte di questa parete. Trovate proprio degli azebi qui a destra. Trovate proprio le schede sulle comunità e sulla regione di appartenenza e il gioco giocato. Dunque, ricapitolando, la comunità ludica si caratterizza da una appartenenza ad un territorio preciso. È una comunità che gioca, nel manifesto dell'Associazione Giochi Antichi si dice gioca è un gioco giocato, cioè gioca regolarmente questo gioco, ed è dunque una comunità fatta di giocatori che non vengono chiamati all'occasione, ma che si sentono giocatori e giocano per tradizione molto spesso familiare, dove se giocano i padri, poi molto spesso, se non hanno lasciato il territorio, giocano anche i figli. Ci racconti un po', Andrea, com'è il giocatore del gioco tradizionale? Giocatore del gioco tradizionale, soprattutto, ecco, li ho fatti i nostri giocatori della comunità dello Scianco, li ho fatti interrogare anche da un antropologo.
non sono per niente consci della cultura che si portano dietro. Loro il gioco lo praticano, ma non si rendono conto di dietro cosa hanno del territorio, perché anche gli strumenti che usano sono parte del territorio. Noi giochiamo a scianco perché tagliavamo i manici di scopa delle nostre mamme ed è una misura nella zona delle risaie, giocano anche loro a scianco, ma probabilmente avevano dei badili e i loro manichi, i loro bastoni sono di diametro superiore, per cui anche tendiamo a tenere ognuno la propria identità. Quando noi andiamo a giocare da loro usiamo i loro strumenti di gioco e le loro regole, naturalmente. Quando loro vengono a giocare da noi giocano con le nostre regole, anche con le misure diverse degli strumenti, per cui c'è uno scambio veramente culturale di conoscenza. E fino a poco tempo fa le regole non erano mai scritte. Adesso che ci si è strutturati, noi siamo arrivati ad avere anche 32 squadre di scianco, almeno più di 280 giocatori, per cui purtroppo si è dovuto scrivere delle regole, uniformare la misura degli strumenti di gioco, perché sennò non sarebbe stato possibile, insomma, disputare dei campionati. Anche in questo momento con la comunità dello scianco stiamo giocando vicino alla chiesa, al di là del Ponte Nuovo, il campionato internazionale di Lipa, con squadre spagnole, francesi, slovene, croate, e lo sacco poi è conosciuto in tutto il Mediterraneo, la zona mediterranea. Abbiamo giocato con la Turchia, il Marocco lo conosce bene, abbiamo trovato perfino in un museo a Londra un manego e uno sacco della 12ª dinastia egizia, per cui almeno di 2500 anni prima di Cristo, talmente il gioco è semplice perché è formato da due piccoli bastoni che è stato praticato per tantissimi anni. Una curiosità, io l'anno scorso sono stato in Nepal e ho avuto a disposizione una scuola che mi faceva vedere i loro giochi tradizionali in un dialetto newari. Il loro scianco si chiama Tamakia Pandol. E a Venezia lo scianco viene ancora chiamato Pandolo, probabilmente da Marco Polo il nome è andato 7000 km distante ed è rimasto quasi lo stesso. Questa è una cosa affascinante del gioco tradizionale, che molto spesso se ne perdono le radici, non si sa quali sono le provenienze, e possiamo anche dire che questo è affascinante ed è anche quello che ci dice che appartiene all'esperienza umana il gioco. Un lavoro per me importantissimo che fa l'Associazione Giochi Antichi e che ha fatto anche con la produzione di questo testo è la valorizzazione delle comunità ludiche, e dunque valorizzandole si fa un'operazione culturale. Il libro racconta le diverse comunità di gioco nei diversi territori, ma racconta anche come un gioco giocato in quel territorio di una parte d'Italia è molto simile ad un altro gioco giocato in un territorio molto distante. E dunque questo di sottolineare le similitudini tra i giochi è un'operazione culturale che va nella direzione del sottolineare questo patrimonio condiviso del gioco. Un aneddoto che ti racconto io è stato durante un'intervista che ho fatto a Paolo Avigo, il presidente dell'Associazione dei Giochi Antichi, che mi dice: sì, noi invitiamo qui al Toccatì non solo il paese ospite, ma anche le comunità di gioco tradizionale d'Italia. E molto spesso, quando è la prima edizione che queste comunità arrivano a Verona, dicono: ah, ma guarda, quelli giocano il nostro gioco, perché giocano il nostro gioco? E allora Paolo dice, gli rispondo, perché non è solo il tuo gioco, è anche il suo. Il manego dello scianco, della lippa, può essere più grande, più piccolo, di un legno particolare legato alla peculiarità del territorio, ma il gioco è quello. E allora poi Paolo mi dice, vedi, in dialetto mi dice, te gli hai informé, quello gli hai fatto sapere
che quello che è suo è anche tuo, vuol dire che questo patrimonio è un patrimonio nostro, che ci accomuna. Ma molti giochi arrivano anche da migrazioni, magari i popoli tedeschi sono venuti a giocare qua e si ritrovano, dai militari che si sono stabiliti per un certo periodo anche nella zona Ligure e hanno lasciato giù dei giochi che la popolazione ha accettato e ha continuato a praticare. È sempre abbastanza complesso ricostruire tutta questa cosa, perché appunto le varietà sono davvero grandissime, insomma, secondo me. Per ora appunto abbiamo fatto il primo che ci insegna qualcosa, speriamo che le prossime ricerche siano appunto, facciamo in modo che saranno ancora più approfondite visto l'esperienza che si è fatto con questo. Sì, e rispetto hai nominato le migrazioni, rimanendo sempre sull'esempio dello sciancco, nella comunità veronese mi dirai che gioca a sciancco ci sono giocatori dello Sri Lanka. Certamente. E loro ce lo racconti? Come è avvenuto questo incontro? Nella maniera più semplice, qui entra un altro argomento quasi, perché il gruppo dei sirilanchesi che sono qui a Verona, secondo me, sono riusciti a restare molto uniti e sono quelli che sono qui da molto più tempo, perché abbiamo tentato di diventare indiani, eccetera, ma la maggior parte degli immigrati che sono qui hanno solo tempo di lavorare, e invece i cingalesi sono quelli che si sono strutturati meglio, fanno il loro e riescono a trovare il tempo anche per giocare. È abbastanza difficile per loro, visto che sono qui purtroppo per loro solo per il denaro, trovare del tempo anche per questo. Loro riescono a educare, a trasmettere anche l'educazione ai loro figli del loro popolo, della loro cultura, e nello stesso tempo a giocare a calcianco, perché loro lo praticavano molto simile al nostro e si sono inseriti assolutamente in maniera normale. Ma ci sono molti altri extracomunitari che giocano in squadre normali, l'ho scoperto lentamente, perché spero, cioè molto spesso i moldavi parlano il dialetto locale, la squadra di Cero ha almeno due persone dentro, che ho scoperto dopo che non sono veronesi ma sono moldave, perché si sono inseriti insieme agli altri in maniera assolutamente normale, senza nessuna differenza. Sì. E forse possiamo dire che proprio attraverso il gioco, che è un veicolo di incontro, il loro giocare a sciancco li fa un po' veronesi, un po' più veronesi, cioè il processo di integrazione attraverso il gioco è così spontaneo e avviene in un modo così organico, senza la spinta, non c'è l'intenzionalità. C'è stato un momento in cui, ad esempio, una giocatrice di sciancco mi ha detto questi ragazzi cingalesi ci hanno visto giocare a sciancco, perché una caratteristica del gioco tradizionale è che si gioca nelle strade, nelle piazze, non nei luoghi chiusi adibiti allo sport o al gioco al chiuso, e ci hanno visto e hanno detto: noi facciamo un gioco simile, possiamo giocare? E poi nell'arco di un paio di anni fanno parte integrante del torneo. Abbiamo avuto anche la fortuna della sensibilità di una circoscrizione veronese in Borgo Venezia che ci ha appoggiato, e là esiste un campo di gioco di strada solamente per il gioco di strada. Ieri che parlavi con i ragazzi di strada, di gioco di strada, volevo intervenire perché forse Verona è una delle poche città che ha appoggiato uno spazio adibito a solo una riga rossa intorno, e lì si può giocare. È un posto appunto ambitissimo dai cingalesi, da tutte le squadre di sciancco, ma anche di qualsiasi tipo di gioco, perché è continuamente usato, insomma. C'è solo una pietra tonda che è la misura dell'area piccola dello sciancco, quella determina che quello spazio è solo usabile per il gioco tradizionale. Ecco, ieri con i ragazzi che si parlava degli spazi acquisiti per lo sciacco, fortunatamente Aga, insieme alla circoscrizione e con la sensibilità di tutti gli abitanti del quartiere, siamo riusciti ad avere uno spazio adibito solo al gioco di strada. E naturalmente, come dicevano ieri i ragazzi, c'è sempre vecchietto a cui dà fastidio che qualcuno occupi quello spazio. Che mi ricordi è in Borgo Venezia, in giusto? Borgo Venezia, sì. Sì, la via dedicata al gioco.
La via del gioco. La via del gioco. È in via Campo Sportivo, vicino perfetto. Degli alberi, vicino a delle aiole, però lì le macchine non possono parcheggiare, ecco, ed è solo adibita al gioco. Forse è un'unica esperienza in Italia. E dimmi Andrea, quando si parla di gioco tradizionale o di gioco antico, ad esempio associazione giochi antichi, si pensa agli anziani. C'è stato un qualche cosa per cui ad un certo punto il ricambio generazionale si è interrotto o si è indebolito. È ancora così? Nella vostra esperienza di ricerca, voi viaggiate per tutta Italia, andate sempre alla ricerca di nuove comunità? È un po' così purtroppo, perché bisognerebbe riuscire a creare un rapporto con la scuola molto più intenso. La Carta di Verona che abbiamo promulgato l'anno scorso alla fine del Tocati si propone che l'insegnamento del gioco tradizionale venga stabilito dal Ministero dell'Istruzione, non da insegnanti che hanno voglia di far conoscere il gioco tradizionale. Dovrebbe essere nei programmi istituzionali. Altri paesi, il Messico, Taiwan, lo hanno dentro il loro programma di studi, perché purtroppo dal mio punto di vista e per l'esperienza fatta, siamo andati per moltissimi anni nelle scuole, quasi l'impedimento più grande sono i genitori dei ragazzi, che avrebbero la responsabilità di portarli in giro nei campi da gioco, perché l'insegnante non può assumersi anche la responsabilità del trasporto dei giovani. E sarebbero più da sensibilizzare i genitori che gli insegnanti stessi, o se no deve diventare appunto un po' istituzionale la faccenda, in cui la scuola si assume questo momento di uscita dei ragazzi dalla scuola per frequentare i campi da gioco o le piazze in cui si gioca. Ci racconti Andrea un paio di aneddoti, proprio di storie, ci dici perché anche tu hai fatto parte o fai parte della ricerca sul campo, dunque io vi ho definito antropologi ludici. Raccontaci qualche aneddoto, che poi ci sono nel libro, ci sono attraverso le schede e le bellissime foto che il libro propone. Io sono solo andato nei primi anni a fare la ricerca, poi se vuoi c'è sempre Paolo di mezzo, avevamo comprato una telecamera piccolina per fare le interviste e io montavo i DVD delle interviste fatte da Paolo, naturalmente. Paolo, sai che è tecnologicamente estremamente avanzato, e c'erano, ad esempio lui finiva l'intervista e pensava che la telecamera si spegnesse da sola, perché sapeva che era finita l'intervista, per cui ci sono 20 minuti di camminare a piedi con questa telecamera in giro per le strade di questo paese, interessante perché era solo il pavimento. Però appunto bisognava tagliare dei pezzi, le grandi interviste nostre altamente culturali erano fatte anche di queste cose così assurde. No, ma di gente meravigliosa ce n'è, cioè è quasi una sorpresa ogni volta, perché non ti fanno vedere solo il gioco, ti fanno vedere tutto quello che c'è intorno, tutta la loro terra, sono... cioè vivono il loro territorio profondamente. Prima ci siamo dimenticati di dire che nel gioco tradizionale è importantissima anche l'artigianalità, perché molto spesso il gioco è fatto proprio con le loro mani, è fatto sia che sia complesso e sia che sia estremamente semplice, però è sempre la mano dell'uomo, insomma, che lo costruisce. Non sono mai cose già fatte, trovate, pronte, insomma, c'è sempre una parte dell'uomo che ci mette proprio la sua idea, la sua creatività. Grazie Andrea, sarebbe da stare qui e veramente fare vedere gioco per gioco e raccontare gioco per gioco la grandissima varietà del gioco tradizionale.
invito ancora chi ci sta ascoltando a vedere la mostra sul libro Gioco Tradizioni d'Italia, Viaggio in un paese che gioca, qui sull'altro lato di questa periana, e ad andare a sfogliare il libro alla Bottega del Gioco, perché è proprio un libro unico nel suo genere. Nessuno mai in Italia aveva fatto una ricerca come questa, una ricerca che è proprio, l'abbiamo detto prima, valorizzazione delle comunità locali e trasmissione di un sapere che purtroppo rischia di andare perso. Noi stiamo tentando appunto di dare importanza a tutti, anche alle piccole comunità, insomma, che si sentano accomunate tutte insieme attraverso questo libro, che sicuramente avrà un seguito, insomma. Molto, siamo andati a presentarlo anche in tutte le zone che abbiamo rappresentato nel libro, è sempre stato accolto con grande interesse, e bisogna andare avanti, insomma. Adesso la ricerca, l'inizio della ricerca è stata fatta, secondo me servirebbe anche un libro specifico sul Veneto, perché anche il Veneto ha tutta una sua particolarità, e poi è qui vicino a noi e avremo quasi più facilità nel realizzarlo, insomma. Sarebbe molto interessante. Allora, in bocca al lupo all'Associazione dei Giochi Antichi. Grazie. Abbiamo ancora bisogno di giovani che ci aiutino ad andare avanti, perché stiamo diventando vecchiotti. Possiamo chiudere qui questo intervento. Ancora grazie ad Andrea Materassi, del direttivo dell'Associazione dei Giochi Antichi. Grazie a Francesca Berti, nostra nuova quasi collaboratrice magnifica. E vi invito al prossimo incontro, che inizierà alle ore 11:00.